Per questa quinta edizione cambia la sede, ma non il format, che ha reso l'Isola del Libro Trasimeno una delle manifestazioni culturali più interessanti e di successo del panorama regionale. Quest'anno sarà infatti Passignano sul Trasimeno e non più Isola Maggiore a ospitare da venerdì 16 giugno a domenica 17 settembre i 20 caffè letterari in programma. L'Isola del Libro Trasimeno torna quindi con questa novità e su temi sempre attuali come la mafia, l'illegalità e l'indifferenza e i loro concetti contrapposti di antimafia, legalità e attenzione. Attraverso la cultura e attraverso lo studio, attraverso la crescita delle nostre popolazioni, credo si possa non solo resistere ma guardare avanti e poter pensare di averla vinta sia sulle mafie ma soprattutto anche per quanto riguarda le dinamiche del terrorismo. Quindi più cultura per essere più forti. A fare da palcoscenico ai caffè letterari saranno la Rocca Medievale, la Terrazza Lido, l'Hotel Cursal, la Sala del Consiglio Comunale, le piazze e i giardini lungo lago. Qui ogni fine settimana interverranno personalità di rilievo, quali il procuratore Nicola Gratteri, che inaugurerà la rassegna il 16 giugno con la presentazione insieme al sottosegretario all'interno Giampiero Bocci del suo libro Padrini e Padroni, poi il generale Mario Mori il 3 settembre con il suo Oltre il terrorismo e il presidente del Senato Pietro Grasso il 16 settembre con il suo Storie di sangue, amici e fantasmi. Piero Grasso, che è la seconda volta che ci onora della sua presenza, e questo ci fa molto piacere perché vuol dire che se un autore ritorna da noi dopo 2 anni vuol dire che la manifestazione gli piace, che la manifestazione è riuscita. Noi ne siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi anche del lavoro che abbiamo fatto, perché tanto per darvi dei dati, noi in 4 anni abbiamo ospitato 740 ospiti, di cui 120 autori, 125 relatori, di cui professori universitari, 36 giornalisti RAI, in totale 70 giornalisti. Per quanto riguarda la nostra comunità e l'amministrazione è una cosa importantissima, anche perché stiamo cercando di lavorare sul rilancio veramente a livello turistico del tutto il Trasimeno, non solo di Passignano, e come avete ben visto abbiamo iniziato con delle manifestazioni di una certa importanza e levatura, per cui anche questa qui sarà veramente una manifestazione che darà lustro a tutto il lago Trasimeno, non solo a Passignano. Accanto agli incontri con gli autori verrà riproposto anche il premio letterario Raccontami l'Umbria in un libro e sono previste mostre fotografiche, esposizioni pittoriche, una fiera del libro, stand di prodotti tipici ed eventi musicali.